La notizia della settimana è senza dubbio la sospensione della ferrovia Torino-Ceres a tempo indeterminato. Quindi ad oggi noi non sappiamo quando riprenderà il servizio da San Maurizio Canavese fino verso le valli di Lanzo. Tutto questo per un camion che diciamo è andato ha urtato un passaggio a livello delle linee elettriche, per cui è andata praticamente a fuoco la stazione di Cirié. Allora noi adesso ci chiediamo: la regione Piemonte spende 180 milioni di euro per fare il tunnel di Corso Grosseto, che dovrebbe collegare questa linea con il centro di Torino, quando poi le linee ferroviarie locali sono in un tale stato di degrado che richiederebbe delle manutenzioni, per cui i soldi andrebbero piuttosto messi lì invece che fare opere nuove. Questo è quello che noi abbiamo sempre contestato, c'è totale mancanza di priorità degli investimenti. Adesso noi, se Chiamparino mantiene le promesse, vorranno avviare i lavori di Corso Grosseto, avremo una Torino-Ceres dove non circolano i treni, ma invece ci sono qualche decina di bus su cui sono stipati ben 2000 persone che sono i passeggeri giornalieri di questa linea. Noi non molliamo, siamo anche in campagna elettorale e abbiamo la possibilità di fare fuori questi amministratori senza ritegno sia a Torino sia, guarda caso, proprio a Cirié, che in questo momento si vede privata del treno. Quindi, cittadini, insomma, tiriamo le somme e fate la scelta giusta. Ho partecipato all'ultimo consiglio comunale di Rivoli. Si trattava di un consiglio aperto che aveva come oggetto principalmente la chiusura di due scuole, la scuola Tetti e la scuola Neruda. Erano presenti tantissimi cittadini dei due quartieri interessati da questi tagli. Parliamo esattamente di tagli di un servizio fondamentale come l'istruzione. Avevo interrogato qualche tempo fa l'assessore Pentenero e l'assessore Pentenero aveva detto che in base alle osservazioni del comune e al basso numero di iscritti era assolutamente legittimo chiudere le due scuole. In realtà noi crediamo che sia indispensabile considerare molti altri fattori oltre al fattore puramente numerico. Chiudere una scuola è una sconfitta per qualsiasi amministrazione e rischia di portare un quartiere alla desertificazione. La scuola è un servizio che assolutamente non si può tagliare e per questo motivo noi e il Movimento 5 Stelle Rivoli e il deputato Ivan Della Valle abbiamo fatto sentire tutta la nostra presenza e vicinanza ai cittadini e sicuramente non abbandoneremo questa battaglia.